La Tercop, che sta lavorando sotto costo ormai da circa 10 anni in conseguenza della sottrazione di stalli deliberata dalla vecchia amministrazione comunale, praticamente da circa dal 2014 è stata costretta a cominciare a indebitarsi verso il comune per la COSAP. E dal 2014 abbiamo maturato circa 300.000 euro di debito. Di questi 300.000 euro ne abbiamo rateizzati e ne abbiamo già pagati circa quasi 180.000 euro ad oggi. Ovviamente, nonostante i nostri appelli a cercare di convincere l'amministrazione a ridare qualche stallo, stalli peraltro abbandonati alla sosta selvaggia, che ritorneranno a pagamento per il prossimo gestore. Quindi dovremmo chiederci, qualcuno dovrebbe chiedere, perché sono stati sottratti alla Tercop senza nessuna autorità pubblica e poi, dopo aver fatto indebitare questa cooperativa, verranno rimessi a pagamento per il prossimo gestore. Noi sappiamo perché, ovviamente. Passiamo oltre. Quindi adesso, siccome d'estate calano gli incassi, abbiamo deciso, dopo due assemblee di tutti i soci lavoratori, di non pagare gli stipendi perché non abbiamo la disponibilità, per accantonare una parte di soldi necessari a pagare la COSAP al comune nel caso vincessimo la gara d'appalto. Quindi è una decisione molto difficile, perché non si può lavorare praticamente dopo aver rinunciato a ferie, tredicesime e TFR, non si può continuare a lavorare senza lo stipendio. Quindi chiederemo domani al sindaco una collaborazione per cercare quantomeno di rateizzare ancora parte della COSAP e permettere il pagamento degli stipendi.